Mi interessava sapere, a me l'approccio personale quando arrivo su Facebook sono diciamo, invasa da persone che continuamente pubblicano delle foto, che si raccontano. E il primo effetto è quello di essere un po' quasi angosciata, perché ho come l'impressione di perdere qualcosa, di non essere mai al passo con quello che sta succedendo. E, io volevo chiedere questa cosa. Si dice che non so, le previsioni future di persone che si chiuderanno sempre più in casa e che interagiranno con il mondo solo attraverso i social network. E io ho l'impressione che questa non sia proprio la realtà, perché paradossalmente le persone che interagiscono molto sul web sono anche persone che hanno molte relazioni sociali nella vita male, insomma, fuori. Però insomma, volevo capire se questo senso di diciamo, non angoscia, ma comunque di perdere quasi il flusso delle cose è una sensazione mia personale, o comunque è un'analisi che avete fatto anche voi, magari analizzando le persone che abitualmente hanno dei profili su Facebook, pubblicano foto, eccetera. Intanto la sua preoccupazione è una preoccupazione normale, giusta che ci sia questa preoccupazione. Io sono fortemente convinta che chi ha un profilo su Facebook e poi esce, va al bar, prende l'aperitivo, fa le cose che normalmente fa, non è limitante. Anch'io non credo a questa visione apocalittica per cui domani, un domani molto vicino, staremo tutti chiusi in casa a giocare col nostro computer e a vederci soltanto attraverso YouTube o sulle foto su Facebook. Anzi, fare proprio che i giovani utilizzino Facebook proprio per mettersi d'accordo, per prendersi appuntamento, per poi incontrarsi fuori, così come faceva la mia generazione, telefonandosi con il telefono col filo, ovviamente, la mia generazione. E anzi, nella mia città non si telefonava neanche, si andava in piazza, che c'era e ci si prendeva appuntamento lì in piazza senza neanche usare il telefono. Io non credo a questa paura, così come non credo, e vorrei rispondere alla questione dell'ebook, che sia così sbagliato avere un bello oggetto che tra l'altro è graziosissimo, esteticamente stupendo, che piccolo così contiene tutti i libri che io voglio leggere. Peccato purtroppo ancora l'Italia arretrata, e quindi no, a dicembre sì, uscirà una biblioteca sufficientemente attrezzata anche per noi. Ma vi rendete conto che quando, almeno io, quando vado in vacanza mi porto via qualche libro di lavoro professionale, qualche libro di lettura di romanzi, qualche cosa amena così tanto per rilassarsi un po', e invece riesco ad andare via con questo quadrottino così piccolo, sottile, pesa poco e ho tutto quello che voglio. Tra l'altro si legge benissimo, favoloso, e quindi non lo vedo così, anzi, mi piace di più delle cuffiette perché è meno invasivo. Allora, così come secondo me Facebook non ci porterà a rinchiuderci tutti dentro casa, allo stesso tempo l'ebook non è così negativo rispetto a... E lo dice una persona che ama la carta, cioè mi piace toccarlo il libro, quindi sono una persona antica, vecchia da questo punto di vista, quindi proprio mi piace toccare la carta, usare la carta, ho questa sensazione piacevole. Però nonostante questo credo che l'ebook sia veramente una cosa straordinaria, così come la possibilità di utilizzare Facebook ma allo stesso tempo di fare le cose che tradizionalmente facevamo. Quindi non lo vedo limitante.